La gioia del creato, una mostra dedicata a Umberto Cutz, scomparso lo scorso 10 gennaio. Sono in compagnia di Silvana Cutz, sua figlia, che ha diretto l'organizzazione della mostra, che non è solo una mostra, ma è stata definita una rassegna d'arte per la società. Perché? Cosa consiste questa rassegna? Consiste nell'idea di papà di non fare cose fine a se stesse. E quindi ho voluto che accadessero più eventi, fra l'altro legati proprio alla città, visto che papà è stato un architetto e un urbanista, e per cui si snoderanno nel mese di ottobre, a partire da oggi che è l'inaugurazione, più eventi, fra cui una passeggiata che abbiamo definito la passeggiata paesologica con lo scrittore Franco Arminio, dove visiteremo anche alcuni cortili normalmente chiusi della città, e parleremo anche lì di bellezza, di città, riconsidereremo quello che è la periferia, anche altra cosa che accade è un murales, un grande muro che verrà dipinto da uno street artist in Piazza Unità d'Italia, con un laboratorio di street art per i ragazzi. La passeggiata con Franco Arminio parte dal centro città e si dirige verso la periferia, poi culmina a Teatro Traetta, sì, dove ci sarà una conversazione sulla bellezza. Sì, ci sarà una conversazione sulla bellezza dove abbiamo invitato, e in realtà siamo ancora in via di definizione, anche se manca pochissimo tempo, persone che possono avere un'idea di bellezza molto diversa, o anche di bruttezza, perché no? E che quindi possono osservare la città da diversi punti di vista. Dopo la conversazione ci sarà anche poi una... Dopo la conversazione ci sarà una sorpresa, perché ci sarà una scrittrice in città, e quindi faremo un estratto di un suo spettacolo, si chiama Claudia Fofi, e poi ci saranno alcuni ballerini che interpretano, da quello che ho capito, perché è tutto misterioso, non so ancora niente, interpretano dei quadri di papà. Professor Nicola Pice, Umberto Cutz è una persona eccentrica dalle mille sfaccettature, lo conosciamo come pittore, come poeta, ha condiviso con lei anche una passione, quella della politica, se così vogliamo dire. Un commento generale sulla sua arte, sul suo essere uomo, padre, politico e pittore. Una stretta consonanza tra il fare pittura e il fare poesia. Del resto gli antichi dicevano ut pictura poesis, quindi non c'è iato tra il modo di disegnare le cose, cioè di vedere, di sentirle, e il modo di raccontarle, naturalmente raccontarle poeticamente. Infatti l'impressionismo lirico è un po' una dominante sia della pittura che della poesia. E per le tante poesie che ho letto ho avuto sempre l'impressione di una matrice rilchiana, cioè questa disponibilità al dialogo con le cose, con le persone del mondo della natura, del mondo, diciamo, di città, paese, vissuto come presenza di persone. E quindi il passaggio al politico, come tu mi chiedi, diventa anche una conseguenza logica, perché se c'è nella poesia e nella pittura questa capacità di dialogare con cose e persone, a maggior ragione il dialogo, il confronto diventano caratteristiche essenziali di un fare politico, di un pensare e agire politico. E io, che ho avuto la fortuna di conoscerlo, ho sperimentato soprattutto questa dimensione umana, questa disponibilità al dialogo e al confronto, che sono qualità tutto sommato non ordinarie, e l'aristocrazia di un sentire e poi anche la capacità di un agire politico sono anche conseguenza di un modo di rapportarsi alle persone, quindi di colloquiare con le persone, di ricercare le persone. Umberto è stato un uomo che ha cercato l'altro, è un uomo che ha saputo incontrare l'altro e nello stesso tempo porre in estrema evidenza la sua idea, la sua concezione,
le sue competenze, parliamo anche di competenze professionali, le sue capacità critiche, senza venir meno al dialogo con gli altri per porre a confronto il suo modo di vedere, di restaurare le cose, di restaurare i monumenti, con quello che poteva essere anche un modo diverso proposto dall'altro, ma comunque disposto a confrontarsi con l'altro. Possiamo dire che l'arte di Umberto Chiuzza è un'arte volta alle piccole cose, alla bellezza delle piccole cose? E quando parlavo di atteggiamento rilchiano mi riferivo proprio a questo, cioè la quotidianità delle occasioni, l'ordinarietà e diciamo anche la capacità di lettura delle cose che magari possono anche passare inosservate da un occhio poco attento a cogliere la vivacità, la sensazione, il sentimento, il colore delle cose, del mondo della natura, del paesaggio. Il paesaggio, per esempio, è un aspetto essenziale della pittura. Perché il paesaggio? Perché in fin dei conti è un po' come prestare attenzione ad un territorio e nello stesso tempo anche la capacità di tradurre in immagine quel territorio, che poi anche quello che può essere ricondotto al suo fare architettura, al suo essere architetto. Francesco Paolo Del Re, giornalista, che è oggi qui come ospite. Francesco, che cosa ti ha colpito maggiormente di questa gioia del creato? Allora, sicuramente l'arte di Umberto Chiuzza è un'arte felice. Felice nella produzione, felice nel segno, felice proprio nella voglia di comunicare i contenuti dell'anima, le esperienze della vita agli altri. È un'arte che ha avuto tante evoluzioni nel tempo, perché l'esperienza artistica di Umberto Chiuzza non è una dimensione marginale rispetto alla sua figura, ma è una dimensione fondamentale che precede il suo lavoro di architetto e il suo lavoro di urbanista. Io dico, senza ritenere di esagerare, che Umberto Chiuzza è prima di tutto pittore, è una vocazione proprio profonda. Questo ha portato una produzione vastissima, irrefrenabile, e soprattutto ha portato una grande varietà di temi, una grande varietà di esperienze che vanno dalla pittura degli anni 50, che guardava la pittura coeva, ci sono queste scene urbane, questi scorci, questi paesaggi bellissimi, densi di colore, suggestivi. Poi qui in mostra abbiamo la grandissima varietà di autoritratti e poi abbiamo tanti esempi di come l'arte di Umberto Chiuzza sapeva abitare degli spazi anche minimi della vita quotidiana, no? Non è mai stata un'arte che ha avuto la necessità di estrinsecarsi al di fuori, non è mai stata mostrata, non ha mai avuto delle mostre in vita se non una, però era attività quotidiana che accompagnava la vita. Io me lo immagino in momenti in cui nel corso di una riunione di lavoro, mentre alle prese con un progetto di architettura oppure al margine di una telefonata, annotava su qualunque tipo di supporto, proprio con gioia, con una frenesia proprio creativa, la sua voglia di essere pittore, la sua firma sul mondo.